Cominciamo dall'inizio. Cosa significa fare impresa? Fare impresa è un viaggio emozionante e impegnativo che richiede conoscenza, coraggio e dedizione. Prima di lanciarsi in questa sfida è essenziale comprendere appieno cosa significhi intraprendere questa avventura e quali siano le qualità fondamentali per guidare un progetto di successo. È importante familiarizzare con metodologie efficaci per ottimizzare le risorse e massimizzare i risultati. Nel caso delle imprenditrici, un aspetto cruciale da considerare è anche il panorama attuale delle imprese femminili, per prendere coscienza di limiti e opportunità. È importante comprendere dall'inizio che fare impresa significa anche e prima di tutto creare e gestire attività commerciali con l'obiettivo di ottenere profitto. Tuttavia, fare impresa va oltre il semplice scopo di guadagno finanziario. Le imprese hanno la straordinaria opportunità di intervenire con un impatto positivo sulla società, contribuendo a promuovere cambiamento sociale ed affrontare le sfide ambientali e a migliorare le comunità in cui operano. Chi fa impresa è consapevole di questa possibilità, ha una visione chiara, innovativa e intraprendente e ha determinazione di perseguire i suoi obiettivi nonostante le sfide. Esistono metodi efficaci per ottimizzare le risorse e massimizzare i risultati? Sì, certo. Uno è quello sicuramente che viene definito il metodo Lean, un approccio imprenditoriale elaborato dall'imprenditore Eric Ries nel 2008 per avviare un'azienda da zero o per sviluppare un nuovo prodotto all'interno di un'azienda già esistente. È uno dei tanti metodi, quello che vi presentiamo qui oggi. Questo metodo è nato per costruire un business sostenibile in condizioni di elevata incertezza e si compone principalmente di tre passaggi. Creazione, quindi lo sviluppo di un prodotto o di un servizio, misurazione, quindi l'esecuzione di test, raccolta dei risultati, e apprendimento, selezione di ciò che funziona e scarto di ciò che non funziona. Si tratta di una filosofia di gestione che si concentra sull'eliminazione degli sprechi e sull'ottimizzazione delle risorse. Questo, nel contesto di un progetto imprenditoriale, implica un approccio basato sull'iterazione rapida e il feedback continuo. Si tratta di testare rapidamente le ipotesi, adattare le strategie in base ai risultati e concentrarsi sulle attività che generano valore per il cliente. Ad esempio, mettiamo il caso che io voglia sviluppare un'app mobile per la gestione delle spese personali. In questo caso il team sviluppa una versione base dell'app che permette agli utenti di inserire e categorizzare le spese. Successivamente si passa a valutare l'efficacia dell'app nella gestione delle spese. Quindi il team esegue un test pilota con un piccolo gruppo di utenti, raccogliendo dati sulle loro iterazioni con l'app e ottenendo feedback tramite sondaggi e interviste. È il momento di identificare cosa funziona e cosa no nell'app. Analizzando i dati e i feedback, il team apprende ad esempio che la funzionalità di categorizzazione delle spese è ben accolta, ma gli utenti desiderano una funzione di budget mensile. Il team allora decide di mantenere la funzionalità primaria ed eliminare caratteristiche meno apprezzate. E così si prosegue migliorando sulla base dei risultati dei feedback. Il team rilascia una nuova versione dell'app che include la funzione di budget mensile. E questa iterazione continua è guidata dalle lezioni apprese durante la fase di apprendimento del metodo Lean. Un miglioramento che procede per cicli rapidi di creazione, misurazione e apprendimento, aggiungendo nuove funzionalità, ottimizzando l'usabilità e risolvendo eventuali problemi emersi durante l'uso dell'app. Attraverso questo processo iterativo, il team riduce i rischi, adatta il prodotto alle reali esigenze degli utenti e massimizza il valore del prodotto nel contesto del mercato. Il ciclo di creazione, misurazione e apprendimento diventa un'operazione continua per guidare lo sviluppo e l'evoluzione del prodotto nel tempo. L'obiettivo di questo metodo è infatti ridurre al minimo il tempo, il denaro e le risorse sprecate, concentrandosi sulle attività essenziali per la riuscita del progetto. Utilizzando il metodo Lean, le imprese possono quindi ridurre i costi, migliorare l'efficienza operativa e accorciare quel periodo di tempo che intercorre tra il concepimento di un prodotto o servizio fino alla sua immissione sul mercato, quindi il time to market. Negli ultimi 5 anni, l'imprenditoria femminile in Italia ha registrato una crescita costante. Qual è l'orizzonte di fronte a cui si trova una donna che voglia fare impresa nel nostro paese?
Nonostante alcune sfide, l'imprenditorialità femminile in Italia mostra segni di resilienza e innovazione, con un particolare incremento nelle attività innovative e tra le giovani imprenditrici. I dati di Unioncamere ci dicono che in Italia il numero delle imprese gestite da donne è in aumento di oltre il 10% tra il 2017 e il 2022. E anche se nel 2022 si è registrato un calo di 6.000 imprese femminili rispetto al 2021, principalmente nei settori tradizionali come agricoltura, commercio, manifattura, l'imprenditorialità femminile più innovativa ha mostrato segni di crescita, con un incremento di imprese nei settori di maggior contenuto di conoscenza. Sappiamo che attualmente le imprenditrici in Italia rappresentano circa il 30% del totale degli imprenditori e che settori come servizi, tecnologia e benessere hanno visto un particolare aumento di nuove imprese femminili. Le iniziative governative e private per promuovere l'imprenditorialità femminile hanno svolto sicuramente un ruolo significativo per questa tendenza. Programmi di finanziamento agevolato e mentorship specifici hanno contribuito a favorire la creazione e lo sviluppo di imprese guidate da donne. Ad esempio, per supportare la crescita delle imprese femminili, il governo italiano e l'Unione Europea hanno messo in atto diverse iniziative, tra cui la Missione 5 del PNRR e il Fondo Impresa Femminile. Nonostante questi progressi, però, persistono sfide legate al genere, nelle opportunità di finanziamento e alle differenze salariali. I principali ostacoli all'imprenditorialità femminile includono microdiscriminazione di genere, mancanza di formazione specifica, difficoltà nell'accesso ai finanziamenti e nella conciliazione tra impegni familiari e attività imprenditoriali. Tuttavia, la crescente consapevolezza e l'attenzione dedicata all'imprenditorialità femminile da istituzioni e enti a supporto dell'imprenditorialità indicano una direzione positiva per il futuro, con l'obiettivo di creare un ambiente imprenditoriale più inclusivo ed equo in Italia. In conclusione, prima di avventurarsi nel mondo dell'imprenditorialità è essenziale comprendere cosa significhi fare impresa, padroneggiare metodi per ottimizzare tempi e risorse, considerare i limiti e le opportunità del panorama delle imprese femminili nel mercato di riferimento e con una solida comprensione di questi punti, chi aspira ad avviare un'impresa può aumentare davvero le probabilità di successo e realizzare progetti efficienti.